Il cantiere infinito del Tempio Voltiano, uno dei luoghi simbolo della città di Como. La riapertura inizialmente prevista per ieri, 20 maggio, è slittata e non vi è ancora una data definita. Il cantiere ci è stato consegnato da pochissimo e adesso in realtà è sì slittata l'apertura, ma semplicemente per adesso per gli adempimenti di carattere burocratico-amministrativo che gli uffici stanno predisponendo nel tempo delle relative autorizzazioni. Partiamo con il pubblico. L'obiettivo è aprire nel mese di giugno. Era il 2014 quando una porzione di circa 2 metri quadrati di intonaco si staccò dal soffitto della loggia superiore del Tempio Voltiano. Oggi, finalmente, a distanza di anni, le decorazioni e l'intonaco sono stati completamente restaurati. Le tappe del restauro, perlomeno degli ultimi lavori, hanno visto due elementi fondamentali. Il primo è stato di carattere strutturale per ripristinare la parte della loggia nella quale vi era stato un crollo e quindi il ripristino della piena funzionalità e accessibilità al pubblico della loggia che era appunto chiusa dal 2014. La seconda parte dei lavori sulla struttura ha visto poi l'intervento su alcune altre piccole criticità e una ritinteggiatura complessiva di tutto il tempio voltiano. La seconda parte invece di interventi sono interventi di minor impatto sulla struttura, ma comunque funzionali all'adeguamento ai vari impianti, quindi un adeguamento impiantistico. Questa amministrazione ha ereditato tutte le sedi museali, chiaramente non a norma, e come dicevo prima, per carità, sicuramente tutte queste sedi per un evento particolare con ordinanza sindacale era possibile aprirli, però voglio dire a tutela sia delle sedi stesse, a tutela sia del pubblico, che siano turisti, che siano cittadini comaschi, era anche necessario metterli a norma.